Ho toccato Pierina per sentire se c'era polso. Prima l'ho toccata sotto l'orecchio, a destra, poi sul polso, a sinistra. Volevo sentire se c'era il battito, poi dopo ho sentito che era fredda. Luis da Silva ha descritto in modo commovente i tragici momenti del ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa nei garage del suo condominio il 3 ottobre 2023 a Rimini. Dopo 8 mesi dal delitto, gli investigatori hanno focalizzato le loro indagini su Luis, il vicino di piano di Pierina. Lui sostiene di essere innocente. Afferma di aver toccato la vittima solo la mattina successiva al delitto, quando il corpo è stato scoperto, perché voleva verificare se fosse ancora viva. Pierina giaceva riversa a terra in una pozza di sangue, dove era rimasta per tutta la notte. Il suo assassino l'aveva colpita ripetutamente con un grosso coltello, quasi 30 volte. La mattina del 4 ottobre, intorno alle 8, la nuora della pensionata Manuela Bianchi, residente al terzo piano dello stesso edificio, ha fatto la macabra scoperta e ha chiamato Luis. Perché proprio lui? Perché oltre a essere il vicino di casa, era anche il suo amante. Il luogo del delitto era lo stesso dove si erano consumati sguardi proibiti e frasi sussurrate durante la loro relazione clandestina. È questo luogo il cuore di un mistero che sembra non avere fine. La relazione tra i due amanti è al centro dell'inchiesta. Durante le indagini è emerso che Pierina stava indagando sulla nuora, convinta che Manuela stesse nascondendo qualcosa. Aveva sospettato che la donna, accolta nella sua famiglia, tradisse il suo primogenito Giuliano, ricoverato in ospedale a seguito di un grave incidente avvenuto 5 mesi prima. Anche se non ci sono certezze, e forse non ce ne saranno mai, Pierina aveva scoperto l'identità dell'amante della nuora. Il giorno successivo al suo omicidio, Pierina avrebbe dovuto portare il caso della nuora adultera davanti ai membri anziani della Sala del Regno dei Testimoni di Geova di Rimini, una comunità frequentata sia da lei che da Manuela. Valeria Bartolucci, moglie di Luis, era totalmente all'oscuro di tutto questo. Non sospettava affatto che il marito la tradisse con la vicina e amica Manuela. Luis temeva che presto anche la moglie avrebbe scoperto la relazione, che apparentemente non era mai stata interrotta fra i due. È a causa di questa relazione clandestina che Pierina è stata uccisa? È ancora troppo presto per dirlo. Luis rimane al momento sotto indagine, in attesa che siano completati tutti gli accertamenti biologici non ripetibili, ossia quelli che possono essere eseguiti solo una volta. Il suo DNA sarà confrontato con quello rinvenuto su alcuni oggetti e sui vestiti sequestrati nei giorni successivi all'omicidio, un passo che sarebbe dovuto essere stato compiuto le settimane scorse. Tuttavia, l'avvocato di Luis, Riario Fabbri, ha presentato un ricorso che ha ottenuto il rinvio degli esami a data da destinarsi. Inoltre, Luis è assistito dalla criminologa Roberta Bruzzone. Manuela, d'altro canto, è seguita non solo da Davide Barzan, ma anche dal generale Luciano Garofano, ex comandante del RIS di Parma. Gli accertamenti saranno ora svolti dai periti indicati dal giudice anziché da quelli nominati dal pubblico ministero, come inizialmente previsto, con la partecipazione dei consulenti di parte. Luis e Manuela rimangono i principali sospettati, insieme ad altre 2 persone presenti nella palazzina la sera del delitto. Valeria Bartolucci e Loris Bianchi, fratello di Manuela. Valeria ha fornito un alibi al marito indagato, dichiarando sin dall'inizio di essere stata a casa quella sera. Alle 22 era già a letto, mentre lui stava guardando la televisione sul divano. «Se fosse uscito di casa me ne sarei accorta, l'abitazione è piccola e io non mi ero ancora addormentata». Anche Manuela si trovava nel suo appartamento, sullo stesso piano. Insieme a lei c'erano suo fratello Loris e sua figlia adolescente. Come abbiamo già riportato, Loris vive a Riccione, ma quella sera era a cena dalla sorella. Quindi, tra le 22 e le 22:30, mentre la povera Pierina veniva brutalmente attaccata nei garage, anche lui era nella stessa palazzina. Loris e la sorella si sostengono reciprocamente in questo momento difficile. «Eravamo a casa insieme, la ragazzina lo può confermare», hanno detto.
L'indagine, come state vedendo, è in una fase cruciale e presto potrebbero emergere novità clamorose. Intanto facciamo un breve ripasso dei fatti. Alle 22.08 del 3 ottobre 2023, la panda di Pierina entra nei garage di via del Ciclamino. La donna parcheggia nel suo box e apre la porta a tagliafuoco che conduce all'ascensore. Una telecamera ha ripreso l'audio di un uomo che salutava Pierina con un ciao. Poco dopo si sono udite le sue urla strazianti, 7 in totale, seguite da un silenzio funesto. Pierina è stata trovata senza vita a terra con la gonna strappata. L'assassino si è dileguato. Alle 22.20 un'altra telecamera ha ripreso una figura che si allontanava rapidamente con una busta in mano. Analizzando il filmato, gli investigatori hanno concluso che si trattava di un uomo alto circa 1,80 m. Era il killer? Forse, ma non si può essere certi. Un'altra domanda cruciale. Pierina è stata accoltellata da qualcuno che conosceva. È probabile, dato che l'ha salutata e l'ha aspettata nei garage, come se conoscesse i suoi orari e abitudini. Ultima domanda. Perché l'assassino ha inflitto così tanta violenza alla vittima? Pierina era una persona gentile e amabile con tutti, quindi quale motivo c'era per tanto odio? Le 29 coltellate che ha ricevuto sono testimonianza di una ferocia inaudita. Tornando a Luis, ora indagato, Giuliano Saponi, il figlio maggiore di Pierina, ha scelto di non commentare la notizia. Davanti ai giornalisti ha semplicemente dichiarato di voler attendere lo sviluppo delle indagini. Se nessuno ha detto niente in questi mesi, perché dovrebbe farlo ora? Il riferimento è ai sospettati, compreso l'indagato, che negano categoricamente ogni coinvolgimento dell'omicidio. Sembra che si stia avvicinando la soluzione del caso.